Amici, bentrovati, come state? Spero tutto bene. Oggi andremo a realizzare un'altra grande borsa granny. Sono molto entusiasta di presentarvi questo progetto. Ho voluto realizzare innanzitutto un progetto super semplice e veloce. Anche le principianti possono mettersi a fare questo progetto anche adesso insieme a me. Diciamo che sono uscita un po' dalla mia comfort zone da sfruttare, perché no, anche tutti i giorni. Ritornando a noi, ho utilizzato un cordoncino spettacolare, il cotone fiocco sfumato. Ho utilizzato tre gomitoli da 40 grammi, io avevo a disposizione questo, insomma è un tutorial da non perdere, però poi mi si è accesa la lucina. L'ho trovato scorrevole, morbido anche da lavorare, che nello stesso tempo garantisca una certa rigidità e bello sostenuto, molto molto elegante, lo sottolineo ancora, sono ripetitiva a volte, lo so, oppure potete benissimo modellarlo con le mani. Ho fatto un TikTok, ma lo trovate anche su Pinterest dei video, su Instagram, è andato viralissimo. Poi chiaramente man mano che escono i tutorial vedrete tutto, e tra l'altro super di tendenza. Ovviamente ho lavorato il tutto con l'uncinetto 3 e mezzo, ho lavorato questo cordino con l'uncinetto 6 e mezzo. Comunque poi ho utilizzato del feltro per andare ad irrigidire, sostenere due moschettoni a ventaglio nella variante argento. Poi a propria scelta potete impreziosire il vostro zaino con gli accessori che vi ritrovate a casa. Il materiale che vi ho mostrato, che vi ho elencato, trovate il link come sempre sotto al video nel box informazioni, esclusa la spedizione che è gratuita. Sono curiosa di sapere se anche voi avete provato questa tecnica. Mi raccomando, inviatemi le vostre foto o taggatemi sui vostri post o sulle vostre storie. Non aggiungerei altro, vi riporto a questo punto al video tutorial di oggi, e se questo video ti è piaciuto lascia un bel pollice all'insù, spero vi piaccia, fatemelo sapere come sempre con un commento, vi ricordo di iscrivervi al canale, attiva la campanellina, importantissima, per non perdervi le prossime novità, e non dimenticarti a seguirmi anche sui miei social, perché lì vi lancio sempre qualche spoilerino. A questo punto passiamo al tutorial, sigla! Quindi cosa dobbiamo fare? Semplicissimo, partiamo subito con la realizzazione del fondo della nostra borsa. Partirò dal manico, avvio 22 catenelle più una che mi servirà per voltare il lavoro. Vado a fare un anello magico, vado a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante. Riprendiamo il filo, vado a chiudere soltanto le prime due, dopodiché andremo a fare un punto basso in ciascuna riga. Inizio a cucire le prime 6 mattonelle e chiudo sempre le prime due asole. Saltiamo una catenella e andiamo nella seconda. Guardate, già si nota un po'. Ogni mattonella misurerà 25 cm per lato. Faccio la catenella, giro il mio lavoro. Ecco qui, guardate che bellissima trama. E ripeto finché non ho coperto tutti i fori. Possiamo andare a ripetere la seconda riga che abbiamo fatto poco fa. Perfetto, guardate. E voilà, è stato super facile, guardate qua, ci entra un sacco di roba. Sono molto molto contenta, è davvero il top per questa estate. E insomma, spero che abbiate apprezzato, che io amo tantissimo, mi piace molto. E questi sono i laterali. La borsa l'abbiamo chiusa per un'altezza di 25 cm. Amiche ed amici, rieccoci, molto molto soddisfatta. Lo chiudiamo insieme, è una meraviglia di ottima fattura, molto sfiziosa direi, perché i fattori che influiscono sul processo di infeltrimento, elegante, molto raffinato a parer mio, molto semplice, tocca a voi, abbastanza comoda, spaziosa. Ecco qui, spero che questo progetto vi sia piaciuto, è strepitosa. Ora vediamo, lo indosso, sta molto bene, è così pronto. Come sempre vi aspetto giù nei commenti per sapere cosa ne pensate, urla Natale. E questo sarà il risultato. Amiche ed amici,
siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Come sempre spero vi sia piaciuto, che vi abbia intrattenuto. Penso di sì, perché me l'avete chiesto in tanti. E allora, secondo voi ci siamo riusciti? Non ha quel non so che di turistico? Mi raccomando, vi aspetto giù nei commenti. Voglio sapere cosa ne pensate. Se provate a replicarlo, inviatemi le vostre foto, taggatemi sui vostri post. In questo modo io riuscirò a vederli. Io sto grondando di sudore, cioè è molto molto caldo. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Attivate la campanellina per non perdervi le prossime novità. Non andate via senza aver lasciato un bel pollice all'insù a questo video. Mi raccomando, supportatemi, seguitemi anche sui social. Quindi io ve lo ripeto sempre, se non mi seguite su Instagram, malissimo, vi dovete seguire anche lì, mi raccomando, per non perdervi i vari retroscena. E vi ringrazio ancora una volta per essere stati in mia compagnia. Grazie per l'attenzione, grazie per l'ascolto. Vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial, vedremo quale sarà. Insomma, rimanete sempre sintonizzati. Vi do l'appuntamento a sabato 31 dicembre per i saluti finali. Ma che siamo sbrilluccicose quest'oggi, amiche ed amici. Siamo giunti al termine dell'ultima clip di quest'anno, del 2022. Io spero che questo video super divertente, con tutti questi cambio look, con tutti i progetti che abbiamo realizzato quest'anno, vi sia piaciuto. Come sempre vi ricordo di farmelo sapere con un commento, mi fa piacere leggere tutto ciò che pensate. Che dirvi, per me è una sorta di regalo questo video, perché comunque abbiamo passato insieme un altro anno bellissimo, ricco di tantissimi progetti che avete tanto 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 apprezzato, e ve lo dico con certezza perché vi leggo sempre, leggo tutti i vostri commenti e so che vi è piaciuto tanto il lavoro che ho fatto quest'anno. Però si può sempre migliorare, cercherò sempre di dare il massimo e cercherò sempre di portarvi progetti originali, super creativi. Quest'oggi vi ringrazio in particolar modo per avermi fatto compagnia in questo percorso, in questo lungo anno. Vi ringrazio in anticipo per la compagnia che mi farete sicuramente l'anno prossimo. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, sia per non perdervi i prossimi video tutorial del 2023, sia per far parte di questa community che di giorno in giorno cresce sempre di più, e ne sono davvero contentissima, ormai siamo una famiglia. A questo punto non mi rimane altro che darvi l'appuntamento all'anno nuovo, all'anno che verrà, al 2023. Vi auguro di trascorrere una bellissima giornata, vi auguro già fin da ora un bellissimo 2023. Alla prossima, all'anno nuovo, un bacino a tutti!